sto vivendo questo momento di preghiera in modo intenso, proprio per dire il mio grazie a Maria, la Madonna dei Campi, perché un anno fa, proprio come oggi, ho avuto un intervento abbastanza importante e oggi è andato tutto bene e oggi sono qui per ringraziarla. Con mio marito ringraziamo la Madonna con tutto il nostro amore. Già eravamo vicini prima alla preghiera, diciamo che questa, però, questa esperienza ci ha ancora aumentato, diciamo, fatto capire che la preghiera dà dei risultati, è un conforto, aiuta psicologicamente, perché quando si ha davanti un'esperienza del genere non si sa come va, si passano, diciamo, dei periodi molto, molto dolorosi, molto preoccupanti, abbiamo anche due figli, insomma ci si vede davanti con qualcosa che cambia in modo tragico. Si è cambiato un po' l'ordine dell'importanza delle cose nella vita, no? Siamo contenti di tutto, non ci lamentiamo di niente. Tante volte le persone si lamentano di cose che sono assurde, no? Perché vorrebbero di più, perché hanno una piccola difficoltà, si lamentano. Noi diciamo che abbiamo cambiato un po' in quel senso, che abbiamo capito che la salute è una cosa importante, la preghiera serve per mantenere la salute del corpo, ma anche della mente, dello spirito, e si vive più in pace e si, diciamo, si riconosce le cose importanti della vita, ecco, diciamo così. Questo è il santuario della Madonna della Preghiera. Qui Maria ci porta a suo figlio e ci insegna a pregare. Questa è una università della fede cattolica. È una mamma che prende due bambine, due pastorelle, e insegna loro a pregare. Proprio qui a Stezzano le apparizioni della Madonna in questo luogo santo hanno fatto mantenere alla gente di questo posto una fede salda nei secoli. Posso raccontarvi uno dei tanti segni che ho potuto vedere nella mia vita. Io faccio il pendolare, ho sempre lavorato a Milano e vivo a Stezzano, e quindi tutte le mattine prendo l'automobile. Io rimanevo bloccato in coda anche delle ore, e quei momenti lì erano veramente dei momenti pesanti, molto molto faticosi. Quei momenti di coda si sono trasformati in momenti belli di catechesi, autostrada e preghiera. Una preghiera che all'inizio vivevo come una cosa ripetitiva e anche noiosa, non riuscivo a capirla. E poi con gli anni è una preghiera che mi ha plasmato e mi ha trasformato. E quindi adesso sento la preghiera che è viva. Non è una litania. Gestisco dei fondi di investimento per la clientela italiana e non è facile. Io sono stato chiamato a occuparmi di finanza in un mondo che ahimè è molto lontano dalla cultura cristiana. Il mio lavoro mi ha portato a viaggiare molto a Londra, a New York, Ginevra. Mi metto in viaggio e porto sempre con me il rosario che mi tiene compagnia. Prendo il rosario e tengo per mano la nostra mamma del cielo. È una terra, la Bergamasca, che si è trasformata da terra agricola, dove c'era la Mezzadria,
Giovanni XXIII, il padre di Giovanni XXIII, Angelo Roncalli, era mezzadro a servizio del conte Moroni di Stezzano, e infatti qui al santuario veniva a pregare il piccolo Angelo Roncalli quando accompagnava il padre a Stezzano. Quindi era una zona di campi questa. Questa zona si trasformò con l'insediamento del tubificio Dalmine. È una terra oggi industriale dove alle mie spalle si intravede un pezzettino di rosso, che è il chilometro rosso, che è un parco scientifico tecnologico. L'aeroporto di Orio al Serio, che fa 7 milioni di passeggeri all'anno, e anche quello è diventato, diciamo, ha cambiato molto questo territorio. Spesso la mattina, alla messa delle 8, vengono gli ingegneri che vengono a lavorare al chilometro rosso e passano prima alla messa del mattino. Qui dove si conserva la tradizione della fede cattolica, si viene a contatto anche con una società che è cambiata qui intorno. Però la parola di Dio è sempre quella. Quello l'ho fatto fare io perché grazie alla Madonna che ha salvato i miei figli da un incidente veramente gravissimo, che potevano essere morti sia uno che l'altro. Stavano andando a Mezzo d'Olio, ecco, verso il Tonale, quando dei giovani che scendevano ubriachi sulla macchina li hanno centrati. Sono stati ricoverati in ospedale, fatti gli accertamenti, quindi sono stati veramente miracolati, perché li hanno estratti dalla macchina, perché la macchina era capovolta. Sono parecchi anni che vengo, sì, per tanti anni. Prego sempre la Madonna che protegga i miei figli da ogni pericolo, soprattutto che li mettengo sotto suo manto, che li guidi sulla strada giusta. I miei sono oriundi della montagna Crusone e Leffe. Ecco, poi siamo scesi qui, poi mi sono sposata, perché con mio marito sono andata a Zanica, poi sono venuta a Stezzano. Lui era innamorato dei campi, gli piaceva la campagna, era un perito agrario. Parecchi contadini, questo Zano. Adesso ce ne sono un po' di meno, ma prima ce n'erano di più, parecchie aziende. Quando si raccoglieva il grano, ecco, tutte le famiglie unite, era una cosa molto bella. E quando venivo con mio papà, che quando c'era la festa dell'apparizione, ci portava col calesse. Madonna è apparsa, non ha parlato, poi aveva fatto scaturire l'acqua, la fonte, che da quella fonte sono scaturite tutte queste guarigioni. È molto amata e venerata veramente. I documenti storici ci riportano al 1200, quando esisteva una cappelletta devozionale in mezzo ai campi e i contadini, si dice, si recassero al mattino per raccomandare il loro lavoro e alla sera per ringraziare del lavoro dei campi.
Nel 1200 è segnalata questa prima apparizione, una luce sfolgorante nei confronti proprio di una contadina che qui pregava, e questo è l'affresco di quella cappelletta a cui la gente si rivolgeva con devozione. La caratteristica però che subito ha assunto questo santuario, ed è una caratteristica abbastanza unica, è che Maria che qui è apparsa è stata subito pregata come la signora, la maestra della preghiera. Il 12 luglio 1586 vi è stata una seconda apparizione, questa volta a due bambine contadine anch'esse che si fermavano alle inferriate della cappella a pregare prima di tornare alla propria casa, e videro qui l'apparizione di una signora vestita di nero con un velo bianco, quasi fosse una monaca, ma la caratteristica di questa signora era proprio quella di avere in mano un libro e di indicare con la mano destra il cielo. Io ebbi a conoscere questo santuario quando nel 1983 venni mandato come seminarista. Era un sabato di novembre, c'era nebbia. Sono venuto in questo luogo per vedere il santuario e proprio in questo luogo ebbi a pormi nei banchi per pregare. C'era accanto a me una signora anziana vestita di scuro che subito mi guardò e mi chiese chi ero. Io gli dissi che ero un seminarista e lei ebbe a dirmi: guardi che deve pregare intensamente questa Madonna, perché è una Madonna potente. Sa qual è la mia storia? Quando avevo 12 anni ero orfana di mamma, già andavo allo stabilimento Lambro qui di Stezzano e dovevo accudire 7 fratellini. E quindi mi diceva sta signora che una sera proprio molto sconsolata ebbe a venire qui a confidarsi con Maria, perché qui era portata sempre dalla sua mamma. E piangendo questa bambina si è addormentata davanti proprio all'effigie della Madonna. Risvegliandosi vede questa bella signora che gli dice: coraggio, io ti consegno questo filo d'oro perché tu abbia a rimanere sempre legata a me e vedrai che non dovrai temere niente. La sorpresa è che questa signora mi fa vedere sto filo d'oro che lei porta ancora con sé. Questa storia è diventata anche il motivo per cui tradurre il messaggio di questo santuario alle nuove generazioni, ai ragazzi. Ecco perché abbiamo quindi voluto pubblicare un fumetto che raccontasse loro la storia di questo santuario. Mi hanno rappresentato qui, che racconto questa storia, però questo è stato l'elemento che ci ha permesso proprio di indicare ai ragazzi come la preghiera è il filo diretto col Signore e Maria è maestra di preghiera in questo luogo.